Buongiorno Luigi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Parlamento e esponente del Movimento 5 Stelle, qualcuno dice prossimo candidato alle 5 Stelle per la presidenza del Consiglio. Invece a Lampedusa c'è Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa. Buongiorno Nicolini, grazie di essere buongiorno, con noi. Buongiorno a voi. Allora, comincio con lei, Di Maio. Lei dice ci sono dei taxi del Mediterraneo e cita un rapporto di Frontex dicendo, guardate, non lo dico io, lo dice Frontex. Frontex è l'agenzia europea che si occupa appunto del salvataggio e del controllo delle coste. Ma lo dico anch'io su questo tema del taxi, perché secondo me dibattito su questo tema adesso nasce su una questione. Ci sono i salvataggi in mare e poi potrebbero esserci dei veri e propri traghettamenti, cioè se noi abbiamo delle imbarcazioni che arrivano quasi alla costa, addirittura ricevono la telefonata degli scafisti, secondo le accuse e gli allarmi che lancia il procuratore di Catania, si organizzano, gli lasciano i migranti e gli scafisti tornano indietro, non è più un salvataggio questo. Qui stiamo organizzando un'operazione di trasferimento e su questo io mi fermo, perché ricordo sempre che le navi della Marina Militare, le navi della Guardia Costiera arretrano e stanno andando verso la Sicilia perché avvicinarsi troppo alle coste libiche permetteva agli scafisti di facilitare il traffico di esseri umani. Qui nessuno sta dicendo che non si debbano salvare vite in mare, ma prima di capire quanti ne stiamo salvando in mare, possiamo anche capire quanti stiamo stimolando, incentivando a partire, perché a 8 miglia nautiche o a 12 miglia nautiche alla costa libica trovano una nave su cui salire e poter arrivare in Italia. La fermo. Poi la domanda è un'altra e poi mi fermo. Se li stanno prelevando in acque libiche e non nel canale di Sicilia, perché li stanno portando tutti in Italia quando c'è Malta e Tunisi? Tunisi è un porto di un paese con cui abbiamo fatto un trattato sull'olio d'oliva e abbiamo aperto all'olio d'oliva tunisino, però loro non prendono i migranti che le imbarcazioni raccolgono nelle coste libiche. Allora per me questi sono taxi, se stiamo parlando che gli scafisti chiamano e prenotano il posto sulla nave dove portare i migranti. E questo è gravissimo perché abbiamo accolto 180.000 migranti l'anno scorso, Perché? Che costano 5 miliardi. In effetti, euro all'anno. Il rapporto di Frontex, come lei sa benissimo, non parla di taxi, parla di conseguenze non intenzionali, conseguenze involontarie, qui a pagina 32, io me lo sono letto abbastanza attentamente, non parla di taxi perché taxi è un'idea di lusso, che viene in mente che questa è una battaglia molto forte, fatta ormai da anni, dalla Lega, no? Che c'ha in qualche modo un imprimatur da almeno 4 anni, da Mare Nostrum. Oggi c'è anche un'intervista di Letta su Repubblica. Sembra quasi che sia, come dire, un'entrata a piedi pari dei 5 Stelle attraverso lei sul grande tema, indubbio, di cui si discute in questi giorni, in questi mesi di campagna elettorale. Ecco, ma è un'entrata del Movimento 5 Stelle, ma non in stile leghista. La Lega ci ha fregato, sono 20 anni che parlano degli immigrati e ci abbiamo una crisi immigrata. Cioè, convenienza elettorale, mi domando, sulla gente che muore. Qui però, è identica, qui è la stessa questione delle cooperative che fanno business sugli immigrati. Fino a qualche anno fa, quando noi ci permettevamo di criticare le cooperative che facevano business sugli immigrati, venivamo attaccati perché attaccavamo le cooperative. Poi con Mafia Capitale abbiamo scoperto che valevano più del traffico di droga gli immigrati per alcune cooperative. Che c'è anche la mafia sulle ONG, il procuratore di Catania lancia un allarme dicendo noi abbiamo certezze che non possono essere usate come prove che ci sono contatti tra criminali, gli scafisti e le ONG. In alcuni casi c'è il rischio, diceva ieri, l'ha detto a voi, destabilizzazione dell'Italia e addirittura di finanziamento da parte degli scafisti delle ONG. Ma questo è un allarme che la politica deve necessariamente prendere in carico, e vedere i ministri del governo che attaccano i PM invece di dare tutti gli strumenti per risolvere questa situazione, credo che Nicolini, sia assurdo. Nicolini. I partiti che oggi si scagliano contro le ONG hanno pianto, hanno detto ma non mai più stragi nel Mediterraneo, facciamo qualcosa. Allora, Si riferisce al Movimento 5 Stelle? A salvare vite umane. Si riferisce al Movimento 5 Stelle, Nicolini? A Di Maio che è qui? Ma mi riferisco a tutta questa Abbiamo pianto chiera, tutti, ovviamente. Perché adesso
Ma ci mancherebbe altro. Il fatto ma, è che... ma, mi scusatemi, ma ci mancherebbe altro che per i morti in mare non ci si debba attivare e per evitare le morti. Qui stiamo dicendo che nel Mar Mediterraneo abbiamo sì, le ma navi. Come? No, come? Abbiamo prima istituito la missione Mare Nostrum, poi che cosa abbiamo capito? Che le navi di Mare Nostrum andavano troppo vicino alla costa libica e incentivavano le partenze. Abbiamo arretrato le nostre navi e le abbiamo portate nel canale di Sicilia. Adesso, invece, vicino alle coste libiche si avvicinano le ONG. Allora, la proposta è questa. Le ONG devono seguire i protocolli di ingaggio di Triton e Sofia, cioè delle navi della Marina Militare. Arretrare, tornare nel canale di Sicilia, quando si lanciano i Mayday, si interviene. Se ce le andiamo a prendere a portata di acqua scooter a 8 miglia nautiche dalla costa libica, quelli non sono salvataggi. Comunque, io sì, voglio salvare le vite nel Mediterraneo, ma non stimolare l'esodo, perché stanno aumentando. Abbiamo fatto un altro record di migranti in Italia, che ci costano 5 miliardi di euro all'anno di business sull'immigrazione. Non ho nessun problema, allora, a dirlo, scusate, di cooperative vi faccio e vedere una cosa. Questo è con XE uno dei nostri sondaggi di oggi. Ha fiducia nelle ONG, nelle organizzazioni non governative, nomi che insomma hanno una loro storia importante, come Save the Children, che era qui ieri questa mattina, come Medici Senza Frontiere. Sì, 34%, no, 48%. Poi chiedo a Roberto Weber, che è in studio, tra poco lo vedrete, perché questo. Però riparto da lei, Nicolini. C'è uno scetticismo diffuso e questo mi fa capire anche, come dire, è un boccone ghiotto dal punto di vista elettorale, questo, delle ONG, del salvataggio in mare, dell'accoglienza. Ho l'impressione che la prossima campagna elettorale si faccia innanzitutto su questo, se dobbiamo trovare una priorità. Vai, Nicolini. Ma c'è un degrado sempre più... sempre crescente ormai del dibattito politico, perché quando si devono utilizzare questi temi, le migrazioni, che sono temi di portata epocale, da affrontare con soluzioni che sicuramente non sono quelle, facciamone morire di più per farne arrivare di meno, perché questa è una cosa che fa paura. Cioè io avrei paura, questo come non l'ho mai cittadina, detto. Ad essere governata. No, ma questa è la conseguenza a cui arriva le cose che dicono Salvini, Gasparri e ora pure voi. Lei dice è una deriva di destra questa. Ma questa semplicemente è ipocrisia che si oppone ogni qualvolta si critica un sistema. Un sistema che non sta funzionando e su cui bisognerebbe mettere nuove regole di ingaggio per far sì che veramente salviamo le vite in mare e non incentiviamo le partenze, e soprattutto non facciamo sempre i fessi del Mediterraneo, perché Malta respinge, la Tunisia respinge e noi invece dobbiamo sempre prendere tutti quanti i problemi del Mediterraneo, perché non possiamo permetterci di fare le cose con logica. Frontex, Triton e Sofia hanno arretrato le navi il pull factor, che significa maggiore partenze dalla Libia perché c'è meno distanza da percorrere. E invece sono venute vicino le ONG, lei dice. Questo è il punto. Nicolini? Sì, ma se non si prendono di vista, se si perdono di vista le ragioni per cui queste persone partono e il fatto che in quei paesi, i paesi dai quali fuggono, le condizioni di vita, le guerre, i cambiamenti climatici, il progressivo impoverimento delle risorse. Sono d'accordo, assolutamente. Allora, se voi pensate che gli arrivi aumentano solo perché ci sono i soccorsi, non siete in grado di governare il paese, non siete in grado di analizzare questa è una sua considerazione. Io dico non siete in grado di capire la storia, non siete in grado di risolvere nulla. Vabbè, senza urlare, io vedo solo due cose. Noi spendiamo 5 miliardi di euro all'anno per l'accoglienza dei migranti in Italia, con 5 miliardi, che è quanto pagavano gli italiani sull'IMU della prima casa, potremmo fare operazioni di cooperazione internazionale con quei paesi per aiutare nei paesi di provenienza queste persone. Però io le chiedo una questa cosa. È la follia di fronte alla quale siamo. Visto che lei, Di Maio, è accreditato per fare la campagna come prossimo premier, le chiedo una cosa. Bisogna prendersi le responsabilità. Quindi mi dovete dire, qui c'è un procuratore di Catania che dice delle cose fortissime. Dice c'è qualcuno che sta tentando persino, forse, c'è quel forse, poi viene stigmatizzato da un tweet di Saviano ieri, mi sembra, no? Ma l'Abruzzi me lo fa vedere. Che cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? No, allora,
è fortemente destabilizzante, dice il procuratore di Catania. Allora, di fronte a questo, che è il primo argomento di dibattito... Che cosa farebbe un ministro dell'interno del Movimento 5 Stelle? Quando arriva, se arriva a Palazzo Una cosa molto semplice. Mi dia una ricetta, perché io da anni che chiedo a tutti... Prima di tutto, il sostegno al procuratore bisogna darlo così. Il problema fondamentale del procuratore è che ha delle intercettazioni... Ah, questo è il tweet di Saviano, forse, riferendosi al procuratore Zuccaro, che dice, forse c'è questa roba. Roberto Saviano che attacca un pubblico ministero, cioè ci rendiamo conto di quello, al paradosso in cui siamo. Ragazzi, Roberto Saviano che è quello che ha scritto Gomorra e che ha utilizzato allora di fronte questo all'allarme il pubblico ministero che dice io non so bene che prove ci il pubblico siano, ministero ci dice una cosa. I servizi segreti gli hanno dato queste intercettazioni ma non possono essere utilizzate come prove processuali. Cambiamo la legge e permettiamo alle procure di utilizzare i dati forniti dai servizi segreti anche per i processi e così invece di un'indagine conoscitiva a Catania apriamo un processo e capiamo quali siano le ONG disoneste e per me ci sono tante ONG oneste di cui io sono anche donatore la ricetta quando sull'altra si arriva, ricetta quando arriva invece il tema è molto semplice. Noi dobbiamo creare delle agenzie dell'Unione Europea nei paesi di transito. Quando queste persone vogliono venire qui devono fare domanda e noi abbiamo la possibilità, e questa è una cosa ormai che è condivisa a livello europeo, di dire chi può venire qui e chi non può venire. Paese di transito vuol dire Libia, glielo traduco. No, la Libia è un paese instabile. I paesi di transito sono quelli della fascia sottostante Nigeria, quei Nigeria viene lì. Il 20% dei migranti. In quei paesi lì noi possiamo fare già da filtro perché l'80% di quelli che arrivano qui noi li dovremmo rispedire lì perché non possono stare Nigeria qui. Ogni volta che noi andiamo a bussare alla porta ci ride in faccia. No, perché noi ogni volta che andiamo lì ci andiamo con l'ENI. Noi ogni volta che andiamo lì ci andiamo con l'ENI. Noi ci andiamo e ci andiamo con le organizzazioni non governative, con le ONG chiedendo loro. Ci andiamo a prendere le loro risorse. Che vogliamo fare? E loro si mettono a ridere. Quando gli diciamo vi rimandiamo le decine di migliaia di migranti nigeriani. Ma noi non dovremmo arrivare a quello. Ma ci sono già però, ragazzi, però ci sono già, stanno qua. Quelli dobbiamo iniziare come fai, i rimpatri. Quando arrivi a Palazzo Chigi, come fai? I rimpatri iniziamo costano 5.000 euro l'uno. Sì, però noi dobbiamo. Noi spendiamo 5 miliardi di euro all'anno. Noi li spendiamo già. Sì, ho capito. Noi spendiamo già un mare di soldi. Dobbiamo iniziare i rimpatri, accelerare le procedure di visto e fare accordi con questi paesi. Ma perché la Spagna nello stesso anno in cui noi abbiamo accolto 180.000 persone, ne ha accolte solo 8.000, perché ha fatto trattati e accordi con l'Algeria e la Tunisia e ha uno dei sistemi di sorveglianza delle coste più avveniristico d'Europa, ci ha speso un sacco di soldi, con radar e droni, con cui sorveglia le coste e respinge gli arrivi. Ma di questo stiamo quindi lei parlando. Dice, attenzione, questi arrivi dobbiamo respingerli. No, noi dobbiamo gestirli, chi non può stare qui deve rientrare, chi ha diritto di stare qui ha diritto d'asilo. In Libia lei ci vuole andare a fermare questo traffico? Perché l'unico sistema poi è andare lì, io penso con i militari cosa, però io penso, perché non è che ci andiamo così in visita quali in militari. La cosa che sta facendo, le dico questo, la cosa che sta facendo Minniti, l'idea di trovare delle collaborazioni con la Guardia Costiera e con le tribù del sud della Libia. Mi piace. È una giusta idea, ma Minniti la sta facendo in maniera sbagliata, cioè sta trattando con al-Sarraj, che è un fantasma, non Sarraj è il premier, è il leader dell'attuale non è il premier della Libia, è uno che si è autoproclamato controlla premier il porto e quindi non di controlla di la Libia. Noi dovremmo andare a parlare invece con i sindaci libici, che sono ancora riconosciuti dalle comunità, e cominciare a lavorare e a fare da filtro per tutti questi flussi migranti che noi non possiamo gestire. Ma lo sa che ci sparano addosso se facciamo una cosa del genere? È stato fatto da tanti altri paesi, non è questo il punto. Quindi il punto no militari, no occupazione con le bandiere dell'ONU. Greco, qui il punto è uno solo. No, che mi dica, l'immigrazione, perché la Lega dice no, andiamo. L'immigrazione, no, io non sono per gli interventi militari. Anche perché ne abbiamo già fatti e la Libia è così per gli interventi militari. Nel 2011. Ma ricordiamoci un'altra cosa, che a me, anzi vi dico che cosa penso io. Il tema dell'immigrazione resterà un problema finché chi ci governa prendeva e prende i soldi di finanziamento elettorale dalle cooperative che lucrano sui migranti. Ieri sono stati chiesti 25 anni di galera per Buzzi di Mafia Capitale. Per Buzzi è uno di quelli che faceva parte di questo sistema di lucro che ha finanziato la campagna elettorale di Renzi. Che dobbiamo... Nicolini, qui c'è Di Maio, candidato forse dei 5 Stelle, a entrare a Palazzo Chigi, che dice sì, ma così stiamo attirandoli, cerchiamo in qualche modo di tirarci un po' indietro, perché altrimenti verranno sempre più numerosi. Questo dice più o meno Di Maio. Se non li vogliamo attirare, dobbiamo fare serie politiche di cooperazione con i popoli, con i territori e non con i dittatori. Va bene. Finora quello che si è fatto e lo vediamo sono gli accordi per bloccare, cioè la logica è sempre quella, blocchiamo,
ma sono tappi che quanto tengono? Tengono un periodo, ma poi... Va bene, vabbè, vi lascio andare tutte e due. L'ultima domanda per riparte. Di Maio. Lei esclude ad oggi accordi, per esempio con la Lega, che è diciamo la prima forza politica che si è occupata di questa cosa? Assolutamente escludo qualsiasi tipo di anche accordo con domani. Vecchi partiti che ci hanno governato in questo paese e che non hanno risolto questi problemi. Ci sono due tipi di speculazioni sull'immigrazione in Italia. No, però non come no, uno, con la Lega. Sì, sì, o no? Uno è quello esclude delle cooperative del PD. Un'altra speculazione sull'immigrazione è quella della Lega, da 20 anni specula sul tema dell'immigrazione senza risolvere problemi. Io escludo qualsiasi tipo di accordo con vecchi partiti, noi vogliamo vincere le elezioni e anche con la Lega, e anche con la Lega, se vuole sentire Lega, sì, glielo dico, e soprattutto in questi giorni, in questi mesi, a dare ragione sul pull factor e sull'avvicinamento di migranti all'Italia per navi troppo vicine alle coste libiche, sono state anche le operazioni dell'Unione Europea che hanno arretrato le navi. Quando oggi Letta mi attacca, l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri mi attacca da Repubblica dicendo io ho fatto Mare Nostrum, Di Maio è inadeguato, ricordo a Letta che noi abbiamo arretrato Mare Nostrum perché li andavamo a prendere proprio sulle coste libiche. Letta, colui che ci ha lasciato 6 miliardi di debito per ogni mese che ha governato e ci ha aumentato l'IVA, dice a me è inadeguato. Se ne stia a fare il professore in Francia, perché che dice questo genere di persone poi quando li metti alla pratica sbagliano. E quindi avete aperto un'altra cosa. Che dice Nicolini? Un altro capitolo, vai. Che 366 eritrei che sono morti a 500 metri dalle coste di Lampedusa, perché sono morti? Ma è vergognoso che utilizziate i morti in questo dibattito. Tutti state utilizzando i morti. Smettetela di utilizzare i morti in questo dibattito. Sono morti, perché sono delle carrette del mare quelle navi. Noi dobbiamo andarle ad aiutare. Ma smettetela di usare i morti in questo dibattito. Non c'entrano i morti qui. Stiamo parlando dei traghettamenti, non dei salvataggi. Sono due cose separate. Sono morti perché nessuno ha delle ricette per fermare questa cosa. Io sto parlando del naufragio del 3 ottobre 2013. Davanti all'isola. Prima di Mare Nostrum. Certo, quando non c'erano operazioni in mare. Io non nego le operazioni in mare della Marina Militare e della Guardia Costiera, ma le regole d'ingaggio le dà lo Stato italiano, non le ONG. Sapete e le ONG dovrebbero rispettare le regole d'ingaggio delle nostre operazioni in mare. Sapete che le ONG si muovono sempre seguendo le direttive della Capitaneria di Porto. Dovrebbe chiedere agli Stati europei di assumersi le responsabilità, le stesse responsabilità. Io lo chiedo ogni giorno. Che si assume l'Italia nel Mediterraneo. Ogni giorno. Perché le ONG non ci devono stare nel Mediterraneo. Le ONG non devono sostituire. Per me possono starci, ma con le nostre regole d'ingaggio. Se ci sono, è perché non ci sono gli Stati. E sono sempre stato critico nei confronti dell'Unione Europea e dei suoi fallimenti sull'immigrazione. È il sempre. Tweet di Salvini, segretario della Lega, che dice ONG e scafisti, ascoltate attentamente quello che dice il procuratore di Catania, qui da noi, Nadagorà. Quello che la Lega denuncia da anni, quando saremo al governo, questo business schifoso lo fermiamo. Sono già stati al governo e non lo hanno fermato. Lei dice che comunque non saranno mai al governo con i 5 Stelle. E avevano ridotto Lampedusa a una prigione a cielo aperto. Infatti, sono d'accordo con la sindaco di Lampedusa. Lei dice non faremo mai accordi con i 5 Stelle. Però non ho ancora capito l'ultima cosa. Allora, lei arriva a Palazzo Chigi. La prima cosa che fa sui migranti qual è? Prima di tutto andiamo in Unione Europea. Andiamo in Unione Europea e diciamo modificate il regolamento di Dublino. Se ne arrivano 100 in Italia, 97 li distribuiamo negli altri paesi, 3 restano qui. Quelli che restano. Sì, lo so, ma se andava a chiederlo uno come Matteo Renzi, che non è passato neanche per le elezioni. Dice, se vado io, lo chiedo io, no, mi dicono di sì. Ci devono andare governi eletti passati per le elezioni con una maggioranza eletta dal popolo. Sono 4 anni che non votiamo e abbiamo cambiato 3 governi. E lei mi garantisce che le diranno di sì? No, questo ovviamente sarà una bella battaglia e ci dovranno aiutare anche gli italiani e gli altri paesi del Mediterraneo che sicuramente vorranno una ripartizione per quote dei migranti. Quindi perché vuole battere se i pugni ne restano sul 3 su 100 qui, noi possiamo capire subito chi debba rientrare e chi debba restare per diritto d'asilo. Oggi è impossibile, abbiamo un sistema a maglie larghe che sostanzialmente non riesce neanche ad identificare i 180.000 che adesso arrivano in Italia. Sì, adesso stiamo migliorando sull'identificazione. Ringraziamo la Polizia di Stato e le autorità. Va bene, questa era la nostra prima parte. Adesso, grazie a Di Maio. Grazie a voi.